No, Ozzie, volevamo signore, solo dire, volevamo solo dire che oggi il Catanzaro guarda a noi non gioca perché ha troppa paura. No, noi, siamo più, noi siamo più forti del Catanzaro, non ci abbiamo proprio assolutamente paura. Noi siamo Crotone e basta, forza Crotone. A Petilia che si dice? Sempre forza Squali, sempre. Saluti allora. Tutto bene, tutto bene. Stiamo aspettando che possiamo entrare. Allora, secondo me vinceremo 3-0. La nostra è una squadra tonica, ben messa in campo da Lerda. A Messina, insomma, considerando che è la prima partita, ma la squadra si è espressa molto, ma molto bene. Sì, sì, ripartiamo come se niente fosse successo e ripartiamo alla grande. Dobbiamo cercare di fare il nostro, come facevamo negli anni passati, senza montarci troppo la testa e vedremo quello che ci darà poi il campo a fine anno. Crotone, il monopolo non è nessuno. Ah sì? Sì, vai tranquillo. Hanno paura, non aspetti di niente. È importante ricordare in questa stagione Uzio Rafelo e Peppino Zappavigna, che sono sempre presenti con noi a sostenere questa squadra. Io sono fiducioso, caro Danilo. Signor Tieno, dai. Modestamente il professore ha detto tutto quello che in effetti c'era da dire e quindi dobbiamo avere solo un po' di fiducia, un po' di fiducia in questi ragazzi. E un po' di pazienza, esatto. Forza Squali e Aquile Cocodè. Eravamo abituati un po' meglio, però ci accontentiamo. Grandi! Che torneremo sicuramente in Serie B, non possiamo non tornare. Come giudichiamo questo calciomercato? Calciomercato buono, da Serie C, proprio ho preso buoni giocatori. Contro il Messina abbiamo giocato bene, abbiamo fatto 4 gol, quindi per forza dovrebbe andare bene. Steccato e Cropani Marina, che non demordono e sono ancora qui. Invece va benissimo. Sempre presente all'uscita. Quest'anno abbiamo portato anche lo zio, direttamente da Torino, per venire a vedere lo squalo all'uscita, la prima dello squalo. Sempre qua Danilo, pronto a festeggiare, a vincere, a giocare, a lottare. Adesso ci dobbiamo di nuovo ricaricare le nostre batterie. Squadra presentata, calciomercato chiuso, un giudizio. Per me è abbastanza positivo, tranquillo, una bella squadra, almeno per quello che ho visto. Forza Crotone. Forza Crotone. Forza Crotone. Ciao. Ciao, 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 ciao. È una partita che almeno dà entusiasmo, quindi fa ben sperare per il futuro oltre che per il presente, quindi penso che siamo tutti soddisfatti, anche soddisfatto rimborsato. Aspetta che tegna Danilo. Ma lei è sempre al telefono, sta parlando con Lerda. Sto parlando con un'altra collega tifosa. È importante che servì, non ti preoccupare. A posto. L'entusiasmo è la prima cosa di cui bisogna parlare questa sera. Veramente hai azzeccato in pieno, perché abbiamo visto il ritorno del grande pubblico, l'incitamento, la grande curva, i ragazzi sono stati splendidi, veramente splendidi. La squadra poi, ragazzi, mi rivolgo a quelli là della timpa, poi vediamo come va a finire. Beh, si era perduto l'entusiasmo, perché è normale, no? E giustamente abbiamo fatto in 2 anni. Se dalla Serie A siamo in Serie C, che vuoi, è normale, però noi ci siamo ancora, l'abbiamo dimostrato oggi sia sugli sfalti che nel terreno di gioco. Io penso che ci siamo nel vero senso della parola. Magnifica, abbiamo giocato davvero bene, possiamo tornare in Serie B. Bellissima, stupenda. Forza Crotone, forza Crotone. Quest'anno non c'è niente per nessuno. Non c'è niente per nessuno. Il Monaco è una bella squadra, anche se queste sono delle squadre già attrezzate per fare questa categoria da più anni e stanno insieme. Noi ancora siamo un bel cantiere in fase di rodaggio, però è un rodaggio particolare perché, ragazzi, abbiamo visto un buon primo tempo forte. Finalmente la curva è piena, i tifosi che cantano e saltano felici. Il migliore in campo è stato Brandolari. Allora, ieri Monopoli Crotone 0-2 Primavera ha vinto la Primavera, quest'oggi 2-0 la prima squadra. Dovevamo vincere 5-0, al secondo tempo 3 gol. 6-0, voglio rovinare. 3 gol netti, solo che 7-0 sotto la porta, 8-0. Si sono forse emozionati, erano sotto la curva. E per finire, come si dice? Sempre forza Crotone. Ti volevo dire, sai che ho comprato gli elastici per solo andata. Sempre forza Crotone. Obbligatoriamente, sicuramente. Forza Crotone. Sempre. E forza Crotone. Gol.
fare, Mitch. Lo so che ora non mi stai guardando, ma tu sei il mio idolo. Ginevra? Forza Crotone sempre! Allora, dovevamo vincere, per me 5-0, come ha detto mio padre.